i cambiamenti climatici sono estremamente importanti per la biodiversità. Perché? Perché la biodiversità si sviluppa nell'ambito di habitat climatici ottimali. E quindi nel momento in cui questi habitat cambiano, allora le specie si devono evolvere, devono seguire le loro nicchie climatiche e se non le trovano più corrono il rischio di possibili estinzioni e quindi appunto una diminuzione della biodiversità. Al momento, se non ci dovesse essere un cambiamento nella quantità di emissioni di gas serra che stanno avvenendo adesso, andremo incontro a dei cambiamenti climatici di carattere assolutamente epocale, cioè parliamo di un possibile aumento delle temperature globali di 4-5 gradi per la fine del secolo, che è qualcosa che in realtà il nostro pianeta non ha mai visto prima, tra l'altro in un tempo rapidissimo, in meno di 100 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli habitat climatici cambierebbero e cambierebbero molto velocemente e quindi questo potrebbe non consentire alle specie e agli ecosistemi di adattarsi a questi nuovi, appunto, a questi nuovi habitat. E quindi c'è un rischio molto grande in generale per la biodiversità del pianeta. E la cosa interessante è che c'è un rischio non solo per quanto riguarda la perdita di biodiversità, ma anche c'è una possibilità che delle nuove specie possano apparire. Recentemente abbiamo fatto uno studio, per esempio, in cui abbiamo visto che a causa di una diminuzione delle gelate potrebbero esserci più specie di coleotteri che vengono fuori dalla profondità delle grotte. Oppure c'è il tema dei paleobatteri, batteri che adesso sono incapsulati nei ghiacci e con appunto lo sciogliersi dei ghiacci potrebbero venire alla luce e potrebbero essere batteri a cui il nostro corpo non è abituato, quindi con anche magari delle sorprese dal punto di vista degli effetti sulla razza umana. Quindi diciamo che è molto importante che si evitino gli sconvolgimenti climatici eccessivi perché poi questo potrebbe effettivamente compromettere molto la biodiversità del pianeta. La biodiversità è estremamente importante per la nostra società. Perché? Perché dal punto di vista prettamente ecosistemico la biodiversità aumenta la resilienza di un sistema ad eventuali crisi perché offre più diciamo opzioni di reazione a quella crisi. E oggi la biodiversità a livello globale è messa in pericolo non solo dai cambiamenti climatici ma da anche molti altri stress di carattere ambientale come l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento degli oceani, la perdita di fertilità del suolo e così via. Quindi è molto importante che ora, proprio ora che si parla di ripartenza, insomma di ripartire quasi da zero dopo che in pratica tutto il mondo si è fermato a causa di questa crisi del virus Covid-19, si possa ripartire in modo che ci sia una maggiore salvaguardia dell'ambiente e che questa poi comporti una salvaguardia anche della biodiversità. Che cosa significa? Significa ripartire con delle politiche soprattutto che salvaguardano quelli che sono i motivi per cui che stanno portando a questo degrado dell'ambiente. Prima fra tutti l'uso di combustibili fossili, per esempio ripartire con maggiore attenzione per efficienza energetica e per uso di energie rinnovabili, economia a chilometro zero, economia circolare, queste sono tutte opzioni che noi oggi abbiamo, opzioni realistiche, non sono opzioni fantascientifiche, per ripartire in un modo che sia più rispettoso della salvaguardia dell'ambiente, ma non per il fatto di per sé, anche per il fatto di per sé, ma anche perché questo significherebbe salvaguardare lo sviluppo della società, perché la nostra società ha bisogno dell'ambiente, ha bisogno della biodiversità per essere più resistente, più resiliente a tante di quelle crisi, come la crisi del Covid-19, che inevitabilmente nelle prossime decadi con cui ci dovremo confrontare.